Una. Buonanotte da Giulia De Cataldo. Kabul, i talebani chiudono gli accessi all'aeroporto. Impossibile entrare per chi sperava ancora di fuggire. Atterrato a Fiumicino l'ultimo volo dell'aeronautica militare. Anche gli inglesi hanno completato il ritiro. Restano sul posto solo gli americani fino al 31 agosto. I talebani accusano gli Stati Uniti. Avrebbero dovuto avvisarci nella rappresaglia contro l'ISIS, in cui sono morti due terroristi, sono rimasti feriti due donne e un bambino. Contro Washington anche alcuni testimoni che alla BBC hanno raccontato nel caos dell'attentato i marines americani sparavano sulla folla. Il raid non sarà l'ultimo, annuncia Biden, che paventa nuovi attacchi terroristici ed è massima allerta anche negli Stati Uniti. Ora inizia la fase 2. In settimana partirà il piano italiano per il popolo afghano con le iniziative di accoglienza e formazione, dice il ministro degli esteri Di Maio, che ringrazia l'ambasciatore Pontecorvo e il console Claudi, rientrati a Roma con l'ultimo volo da Kabul. Avete onorato l'Italia, ha detto. Covid ieri 6.800 nuovi casi, positività al 2,3% e 54 morti. Stabili i ricoveri. Vaccinato più del 69% degli over 12. Dal 31 agosto niente più quarantena di 5 giorni per chi arriva dal Regno Unito se vaccinato e negativo al test. Per il Green Pass su aerei e su treni a lunga percorrenza, obbligatorio dal 1 settembre, annunciate proteste nelle stazioni. Tafferugli ieri sera a Roma in Piazza del Popolo per una manifestazione cui erano presenti militanti dell'ultradestra. Arriva Ida, paura a New Orleans. 16 anni dopo i gravissimi danni provocati da Katrina, la Louisiana torna a vivere ore di incubo per l'imminente arrivo del nuovo uragano di categoria 4. In corso le operazioni di sgombero delle case minacciate, a rischio anche il Mississippi. Lo sport calcio: Juventus sconfitta 1-0 in casa dall'Empoli, goleada della Lazio 6-1 sullo Spezia, vince anche la Fiorentina battendo il Torino 2-1, 0-0 tra Atalanta e Bologna. E l'Italia ha appena conquistato la 19ª medaglia a Tokyo. Brilla l'oro nel fioretto di Bebevio, che ha rivelato ad aprile ho avuto un'infezione da stafilococco, ho rischiato di morire. E a tutte le Paralimpiadi minuto per minuto torna alla linea subito dopo Onda Verde. Rai Radio 1.